Buon salve a tutti quanti, questa è un'appendice al video guida per viandanti dimensionali per viaggio verso Nyx. Vi ricorderete che il video era cominciato dicendo che non c'era il trailer. Appena ho finito di montare questo video hanno pubblicato il trailer di viaggio verso Nyx. Guardiamolo. When does a hero's journey begin? The moment you step outside the safety of your home zone, or when you realize the fight has just begun? Is it when you comprehend how small you are compared to the vastness of what threatens to destroy you? When did you learn that the journey isn't a lonely road? And you didn't have to face the darkness alone? Lesser souls lose heart and lay down their swords. But a champion risks everything for the greater good. Take comfort in this. True heroes never die. The sun rises, the sun sets. But we all have to cross the river someday. Even now. Resign yourself to your glorious fate. I am coming. Ok, stiamo pensando più o meno tutti la stessa cosa. Questo trailer c'entra poco o niente con quello che ci aspettavamo dalle prime informazioni sulla trama di Viaggio verso Nyx. Sembra più un flashback di Elspeth o comunque una cosa introspettiva legata a su di lei, insomma. Sembrerebbe anche quasi che alla fine di questo blocco Elspeth muoia. Come vi avevo preventivato, non ho voluto parlare degli dei spoilerati finora di Viaggio verso Nyx, ma lo faremo ora che sono noti tutti e cinque. Partendo dal costo di mana più alto, abbiamo Keranos, il dio delle tempeste e della rivelazione. È indubbiamente forte. Ed è il motivo per cui da adesso in poi, o comunque dal prossimo T2 in poi, si ricomincerà a giocare UVR. Non ce ne frega un cazzo che costa 5 mana, ci sono carte più costose, ad esempio Elspeth, campionessa del sole, che vengono comunque giocate perché una volta in gioco fanno partita. Siamo d'accordo che chi dice che è una carta lenta ha ragione, ma ce ne dobbiamo sbattere i coglioni perché ci fa pescare due carte a turno o ci fa fare uno sparo gratis in più. Certa gente si è lamentata che facendo solo 3 danni non si possono tirare giù i ciccioni. Non ce ne frega un cazzo, perché quei 3 danni allora li faremo o un planeswalker avversario o un avversario stesso. E fidatevi che è un vantaggio. Sempre a costo 5 c'è Crufix, il dio degli orizzonti o il dio del mistero. Ora, blu-verde non è mai stata una delle combinazioni più amate o più potenziate dalla Wizard, almeno che io ricordi, e anche il blu-nero in realtà, però devo dire che questo dio fa veramente schifo. Vedo una certa interazione con la profetessa che stappa le terre e ci fa attingere altro mana nel turno dell'avversario. Vedo una certa interazione anche con la corsiera, diciamo, che ci permette di accelerare il mana, guadagnare un po' di vite e un po' di tempo, però o in M15 o nel prossimo blocco uscirà una carta tipo palla di fuoco, oppure onestamente non so come utilizzare questo mana in eccesso.
probabilmente verrà fuori un qualcosa tipo syncopate, qualcosa tipo una nuova rivelazione della Sfinge, o semplicemente lo useremo per castare dei ciccioni dopo qualche turno. Però non riesco a dare un altro scopo per ora a questo dio. A costo 4 c'è Iroas, il dio della vittoria, il fratello gemello di Mogis, e mi fanno notare il gemello inverso di Mogis, cioè uno è toro sopra e l'altro è toro sotto. Secondo voi è un minotauro al contrario o più semplicemente un centauro? Fatemi sapere. Parliamo un attimo dell'effetto. È quello che si chiama win condition per un mazzo agro a base bianca. C'è poco da dire. Chiude la curva di mana e praticamente rende imbloccabili le nostre creature. Passiamo quindi ai pezzi forti di quest'ultima espansione, o meglio, le divinità a costo 3. Sì, perché le ultime due divinità spoilerate, Atreo e Falica, hanno un costo di mana convertito uguale a 3. Andiamo a guardarle. Se vi ricordate il discorso sul rallentamento del power level che facevo nella guida del Planeswalker, ecco, ci troviamo perfettamente incarnato quel discorso in questi due dei. Atreo è sicuramente il dio di quelli di Viaggio verso Nyx che apprezzo di più, perché oltre ad essere una carta molto forte, si spiega completamente nel flavor di quella che è la divinità nella storia. Nella storia Atreo è il caronte, diciamo, di Teros, cioè quando una persona muore deve attraversare i 5 fiumi che circondano Teros e l'Ade, l'inferno di Teros, lui abbassa il suo bastone e fa passare le persone, le anime che vanno negli inferi. E la carta fa praticamente la stessa cosa. Quando una delle nostre creature muore, l'avversario può farcela ritornare in mano oppure pagare 3 punti vita per mandarla al cimitero. Il costo di mana così basso permette di integrarla praticamente perfettamente nel mazzo Hordes of Human, in cui il costo di mana più alto è una lancia di Heliod o un necromante di Xatrid, che tra l'altro, essendo quasi tutti umani, scomba terribilmente con questo dio, perché quando un umano muore si attiva l'abilità del necromante che farà entrare uno zombie, ma se l'avversario non paga 3 punti vita, l'umano morto, che comunque è morto, ci potrà ritornare in mano. Ora, Collera degli Dèi infligge 3 danni a tutte le creature e quelle che muoiono vanno esiliate. C'è bisogno di qualcos'altro che abbia un costo di mana relativamente basso e che esili le creature, altrimenti io temo ci sia un abuso di questa cosa, ci può essere un abuso di questa abilità particolare. Ultima, in senso che l'ultima spoilerata, è Farica, la divinità dei serpenti, quella che col suo veleno cura le malattie o uccide le persone. Anche questa costa 3 e ha un'abilità attivata, al contrario delle abilità delle altre divinità minori di Teros. Pagando un nero e un verde si potrà esiliare una carta da qualsiasi cimitero e il controllore di quella carta metterà in gioco una pedina 1-1 serpente con Detach. Ora, è un po' un incrocio tra lo sciamano Retal Mago, la melma mangiacarogne, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto sarà la carta che andrà a sostituire queste due carte una volta ruotato fuori Ravnica. Non so bene come inquadrare questa abilità. Indubbiamente è forte, perché permette di controllare i cimiteri e potrebbe essere una risposta ad Atreo. Tuttavia, il fatto che faccia entrare la pedina in gioco al proprietario della carta rimossa, non lo so, mi lascia qualche dubbio. Però alla fine ci sono molte risposte a questa carta, cioè alle pedine. Bomba cricchetto a 0, la malattia dei ranghi, diffondere la malattia by el might, ed è piuttosto semplice giocarci attorno. Molti lo stanno attendendo, presto uscirà anche il video sulla storia di Magic e cercherò più presto di accontentare anche i ragazzi che mi chiedono qualcosa su Yu-Gi-Oh!